one day you're Cinderella, so to speak, and then in 0.6 seconds you're Quasimodo. Da Cenerentola a Quasimodo passano 6 anni, 2 favole e 1 destino diverso, con l'unico collante della compassione. Johnny Depp sta giocando la carta della vittima nel processo in Virginia contro Amber Heard, travestita più da vedova che da ex moglie. 50 milioni di dollari possono bastare per trasformare un'accusa di diffamazione in incomprensione dopo quell'articolo del Washington Post del 2018 in cui Depp, senza mai essere nominato, viene descritto dall'ex moglie come un uomo violento, aggressivo e vizioso e che, secondo lui, gli avrebbe stroncato la carriera. A starli bene a sentire sarebbero vittima l'uno dell'altra, ma stando alle carte ce n'è abbastanza per trasformare la loro vicenda giudiziaria in un serial a puntate. Johnny Depp e Amber Heard hanno consumato uno dei matrimoni più veloci di Hollywood, cui è seguito uno dei divorzi più complicati, litigiosi e mediatici della storia, che non sembra finire neanche da ex. Ballano tanti soldi, ovviamente, di lui soprattutto. Si parla di un patrimonio da 400 milioni di dollari, ma la cattiva fama di violento e di maledetto che precede Johnny Depp, dal matrimonio con Amber Heard in poi, ha via via abbassato l'indice di gradimento del divo. Contratti annullati e milioni di mancati introiti sono stati il risultato dell'intervista della Amber, secondo Johnny Depp, che sul banco dei testimoni ha chiamato le ex Winona Ryder e Vanessa Paradis, per dire che lui le donne non le tocca nemmeno con un fiore. Tutto il contrario del motivo per cui Amber Heard ottenne il divorzio e 7 milioni di dollari di risarcimento dopo 7 mesi di matrimonio e 3 notti selvagge in Australia, dove lei lo dipinse come violento, drogato e ubriaco e lui raccontò di una moglie aggressiva che gli mozzò un dito tirandogli una bottiglia di vodka. Il processo è iniziato, ma è solo un'altra puntata.